Insomma, è una bella soddisfazione averlo qui. Io particolarmente sono molto legato alla figura di Franco Causio in quanto tifoso della Juve, ma credo che Causio sia un personaggio del calcio, un personaggio del nostro calcio che unisce, insomma, perché è stato un grande protagonista della nazionale. Classe e dribbling, piedi di velluto ed eleganza atletica. Franco Causio, il barone, ha fatto della fantasia uno dei suoi tratti distintivi. Nato a Lecce, è diventato grande alla Juventus, in cui ha giocato 12 stagioni e con cui ha vinto 6 scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia. Ha partecipato a 3 mondiali, compreso quello vinto nel 1982, indimenticabile. Campione indiscusso, è sempre stato un uomo di poche parole. Ha giocato con i più grandi calciatori di un periodo leggendario per il calcio italiano: Zoff, Gentile, Tardelli, Scirea, Facchetti, Altafini, Zico, Platini, Cruyff e Maradona. Ho letto una piccola introduzione di questo libro, appunto, di Franco Causio, scritto con Italo Cucci, che si intitola Vincere è l'unica cosa che conta. E già, come capirete dal titolo, insomma, si tratta di un libro che non è certamente banale, è pieno di giudizi, perché Franco Causio è una persona che non le manda certamente a dire. Allora io partirei da questo intanto, dal libro, perché hai deciso a un certo punto della tua vita, con Italo Cucci, di scrivere questo libro. Ma non è che abbia deciso, mi abbiano chiamato da Milano, la casa editrice, che se avevo voglia di fare questa autobiografia. Ho pensato un attimino, ma all'inizio un po' di scetticismo, perché c'erano già tanti che l'avevano fatta, quindi poi amico di Italo, così avevo parlato anche con lui, ci siamo visti un paio di volte a Udine, che lavorando anche per Udinese TV, che avevamo fatto un paio di trasmissioni insieme, ne avevamo parlato e lui mi aveva anche un po' detto, ma sai, ultimamente l'ha fatto Cari e Porci, dice, ma meglio che un riferimento anche alle Mille Rose del nostro amico barese Cassano, quindi allora ha detto, dice, meglio evitare, così. Però piano piano loro da Milano hanno insistito e ho parlato ancora con lui e ci siamo, anzi ha deciso di darmi questa mano, perché io gli ho detto a lui, mi puoi solamente tu aiutare, perché tu nei 3 mondiali, gli europei, sei uno che è venuto, ha vissuto con me la vita anche in Argentina, perché tu venivi a fare commenti delle partite, nonostante che lui era direttore dello sport, del Messaggero, del Guerriero Sportivo, 2 anni di Bologna, quindi era un personaggio, una delle penne più importanti dello sport. Sono riuscito a convincerlo, abbiamo tirato fuori poi questi episodi, chiusi 3 giorni nell'albergo di Udine, alla Livoretto, quindi mi ha messo sotto un registratore e mi ha detto parla. E dico, come fa? Beh, raccontami tutto quello che hai fatto da quando eri ragazzino, sempre da giovanile, fino a quando poi non sei invecchiato come me, ti hanno mandato io, no? Quindi, e hai parlato allora lì, no, ma sì, ci siamo messi delle volte anche a ridere, perché ricordavamo degli episodi quando eravamo in nazionale, anche del periodo quando abbiamo perso la Coppa appunto a Belgrado lì con la grande Ajax, dei piccoli episodi. Qui poi ci siamo anche ricordando, ci siamo anche divertiti, ci siamo anche messi a ridere. Cose molto belle, come se fossimo tra 2 amici. Poi torniamo sulle motivazioni che ti hanno spinto a portare avanti questa avventura editoriale, ma partiamo dal titolo. Vincere è l'unica cosa che conta, gli juventini che sono presenti lo sanno di chi è questa frase, questa è una famosissima frase di Giampiero Boniperti. Perché hai deciso di dare al libro questo titolo, che ha suscitato anche delle polemiche, non il libro ma il link? Le polemiche le fai anche tu ancora, perché sei juventino, è giusto che sia così, perché dici che ci sono dei metodi di giudizio diversi tra la Juve e la squadra, ma ci sono sempre stati, sia dai tempi quando giocava Boniperti, con Sivori, con Ciarlo, con Compagnabella, nei miei tempi, quelli di Lippi e quelli di Conti, di Allegri, di tutti quanti gli altri, quelli di Pispal, quelli di Parola. La Juve è sempre stata amata o odiata. Quindi diciamo che il 50% dei tifosi, oppure mezza Italia, juventina, la mezza Italia è contro, e la verità è questa. Però noi avevamo il nostro capo, il nostro leadership, che era
il presidentissimo, noi eravamo 7-8 di noi che giocavamo in nazionale, più gli stranieri anche nazionali, però sai, il nostro vero capo carismatico era Giampiero Boniperti. Giampiero Boniperti, quando si veniva a parlare, lasciava il segno, come era avvocato. Sai, le critiche, noi, anzi per lui, dovevamo farti scivolare addosso per un solo modo, vincendo. Vincendo noi avevamo la Gazzetta, avevamo il Corriere dello Sport, come c'era Roma di Viola, Inter Milan, quindi che ci davano addosso, perché? Perché sai, vincendo tu sei sempre antipatico, se non vinci sei simpatico a tutti. La Juve della Serie B era simpatica a tutti, poi ricominciato a vincere è ritornata antipatica a tutti, tranne al lato 50%, diciamo 50% sì, 50% no. E la verità è questa. Quindi allora Giampiero Boniperti diceva, ragazzi, vincere è l'unica cosa che conta, allora, vincendo noi facciamo spezzare tutti. Questa è la frase emblematica del mio carissimo amico Giampiero Boniperti.